Sono qui a chiedere un'informativa urgente alla ministra Calderone per parlare di un biscottificio. E fatemi subito dire, sono imbattibili. Lo dico perché basterebbe provarne uno assaggiandolo, Presidente, perché sentireste il sapore dei biscotti che suo zio, sua nonna faceva quando era piccolo. Parlo del biancoforno, un'eccellenza, tutti lo sanno, ma pochi sanno quanto lontane invece dall'eccellenza sono le condizioni di chi ci lavora. Perché alla biancoforno esistono quei buonissimi biscottini prodotti con la professionalità di chi lavora e con il sacrificio di tantissime famiglie. Ma non esistono i diritti più essenziali, le voglio dire qua in Parlamento. Turni comunicati il pomeriggio prima, nessuno spazio concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per fare assemblee in azienda, ferie e permessi prelevati forzatamente per coprire i giorni in cui i lavoratori sono tenuti a casa contro la loro volontà, contatori in negativo anche di 700 ore, interinali che da 10, 15, addirittura 18 anni lavorano al fianco di chi ha contratti a tempo indeterminato producendo gli stessi biscotti, ricatti, accuse e ostilità della dirigenza verso chi rivendica i propri diritti. Addirittura, Presidente, mi ascolti, investigatori privati messi a seguire gli RSA, i rappresentanti sindacali dell'azienda. Ecco, tutte queste violazioni della norma e del contratto collettivo nazionale devono essere giustificati. Vorrei che la ministra Calderone ci dicesse cosa ne è dell'ispezione degli ispettorati del lavoro. Perché il biscottificio di Fornacette, comune di Calcinaia, dà lavoro a 190 addetti, ma ce ne sono più di 380 che ruotano attorno, con cooperative. Ma sono sempre gli stessi lavoratori e lavoratrici. Dicono, noi vogliamo l'orario di lavoro, sapere quando si entra e quando si esce. È così strano? Già, perché in quell'azienda il fine turno glielo comunicano bussando alla spalla dicendo, ehi, oggi finisce alle 19, finisce alle 20. Ma mi spiegate come una famiglia può organizzarsi? Ma dove siamo finiti? Ma può essere l'Italia democratica che conosciamo questo? Ecco, una ragazza interinale ci dice che per un errore banale è stata messa in cassa fino alla scadenza del contratto. È normale che la segretaria della CGIL, della FLAI CGIL, dopo che ha denunciato tutto questo, è stata querelata per diffamazione. Ecco, io lo chiedo a voi, con le loro parole. È accettabile nel 2024 trovare aziende blasonate che lucrano sul bisogno e accusano il sindacato di essere anacronistico? Come, Presidente, se ci fosse qualcosa di moderno nello sfruttare i lavoratori, le lavoratrici come nell'Ottocento? Per questo le chiediamo un'informativa urgente.